La discarica sul torrente Inganno in località Rocca Carbone non si farà, questo è un dato sicuro, un dato tassativo, quanto prima avremo modo anche di rappresentarlo alla cittadinanza, però possiamo dire che si è rischiato grosso in questo paese, in quanto ci hanno tentato in tutti i modi perché Sant'Agata diventasse il paese della discarica, non di una discarica che potesse raccogliere i rifiuti di un piccolo comprensore, ma una discarica comprensoriale di una mega discarica, quella attuale quella più recente diciamo di Rocca Carbone, avrebbe avuto un'utenza di 260.000 abitanti, vale a dire il doppio dei paesi del lato Messina 1, che sono 130.000 abitanti. E comunque fatto sta che grazie alla determinazione, alla capacità di diversi cittadini, si è riusciti a far sì che questo tentativo, questo misfatto, questo abominio non arrivasse a termine. Tanto a suo tempo, da quando si è partiti sulla discarica di Contrada Oliva, quanto questa qui di Rocca Carbone, perché oltre al fatto di non essere o meno a favore di scariche, fatto sta che se si dovesse realizzare in ipotesi, nella peggiore delle situazioni, una discarica, certo non può essere ubicata in posti che non sono assolutamente congrui per recepire un impianto di tale portata, tantomeno nelle vicinanze di un torrente, quella di Rocca Carbone addirittura non nell'alveo, ma addirittura nel letto del torrente. E per questo quindi, davanti a queste criticità, davanti a questi vizi che c'erano tanto per la discarica di Contrada Oliva, tanto per la discarica di Rocca Carbone, c'è stata questa presa di posizione che è stata avallata dagli organi giudiziari competenti, quindi in questo senso posso dire che siamo pienamente soddisfatti, perché quel tentativo non è andato a buon fine, è stato stroncato, fatto sta che oggi la discarica Sant'Agata non si farà. Svolti positivi quali potrebbero essere, oltre al fatto che la discarica non si farà? No, svolti positivi, cioè, come è stato anche acclarato e rappresentato dalla commissione ispettiva che ha istituita la regione e che ha redatto una relazione, si richiede un intervento di messa in sicurezza e di ripristino dei luoghi, in quanto si tratta di riqualificare tutta l'area, di bonificare la zona, quindi adesso si dovrà intervenire per ridare al territorio la sua impostazione originale per quello che sarà possibile. Fatto sta che con una prima sospensione di lavori che siamo riusciti ad ottenere 3 anni fa e con l'incalzare delle nostre iniziative che hanno messo la ditta con le spalle al muro, diciamo in un certo qual senso braccata, fatto sta che i lavori sospesi 3 anni fa non sono stati più ripresi e quindi per quello che è stato possibile abbiamo salvato il territorio. Quali condizioni ci sono adesso a livello legale perché la situazione venga definitivamente risolta? Si dovrebbero intraprendere tante questioni legali, perché naturalmente adesso, una volta revocata l'autorizzazione di grado ambientale, si dovrebbe stabilire le responsabilità connesse all'inizio di questa opera e quindi chi ha rilasciato i pareri dovrebbe essere anche, diciamo in un certo senso, chiamato in causa, e questo titolata dovrebbe essere la regione. La viabilità, ci sono responsabilità da parte dell'ente locale? No, per la viabilità la responsabilità è che sia autorizzata una discarica senza che ci fosse nessuna via di accesso, questo è il fatto grave, perché l'unica via di accesso è una pista precaria in alveo, come è stata definita dal genio civile, che ha sollecitato che venisse realizzata una strada legale, come anche la sovrintendenza, una strada in sicurezza. E quello che è davvero grave è che gli amministratori locali hanno rilasciato dei pareri urbanistici senza che ci fossero rispettate queste condizioni, oltre alla distanza dei nuclei abitativi è fissato in 5 chilometri. Quando noi abbiamo le contrade, gli sprazzini, fiorita che sono a distanza inferiore al chilometro, non si è andati in variante urbanistica, non è stato coinvolto il dipartimento urbanistico, ci sono tante, tante anomalie, tante incongruenze, per cui lascia davvero stupefatti che il comune di Sant'Agata Militello a suo tempo, nel 2010, abbia potuto rilasciare dei pareri urbanistici sulla scorta dei quali
il responsabile unico del procedimento a Palermo ha predisposto il decreto di autorizzazione, facendo proprio riferimento a questi pareri. Quindi non è assolutamente vero quando si dice che il Comune di Santa Caterina di Militello non c'entra niente, non ha nessuna responsabilità perché il decreto è stato firmato dal territorio ambiente. È chiaro, il decreto non può che essere firmato dal territorio ambiente, come il progetto non può che partire da una ditta privata. Ma chi ha rilasciato i pareri, come era stato anche attenzionato nella convocazione della conferenza di servizi, sono responsabili, no? Per l'emissione del decreto finale, e quindi non ci si può nascondere e tirarsi fuori dalle proprie responsabilità.